Lapriano vince a Catanzaro Lido con un 1-2 nel finale di partita, proprio quando il Marina di Catanzaro si trovava in 9 contro 11. Un demoralizzato, accigliato mister Sestito del Marina di Catanzaro, davvero fino alla fine ci sperava quasi di raccogliere questo punticino che era importantissimo per cercare di ripartire in classifica. Era importante perché per come eravamo messi era un brodino dal punto di vista della classifica, però per la crescita che piano piano vedo nella squadra, in attesa magari di tempi migliori, di recuperare infortunati e magari qualche altro elemento, speriamo che arrivi strada facendo, sarebbe stato importante, anche perché in condizioni anche oggi un po' difficoltose, contro una squadra in gran forma che viene da 3 vittorie consecutive. L'ultima partita in trasferta prima di noi aveva vinto la Mantega, che è la capolista. Nonostante tutto, con un po' di fortuna, perché in alcune circostanze per fortuna i loro attaccanti sono stati imprecisi, e in alcuni casi bravura il nostro portiere, però con grande voglia, con grande applicazione, finalmente ho visto la squadra concentrata 90 minuti, vogliosa, tatticamente si è sacrificata, è stata benissimo in campo, eravamo riusciti a tirare questo punticino d'oro, anche perché abbiamo giocato gli ultimi 20-25 minuti in 9 e nel miglior momento, quando la mala partita si era incanalata, purtroppo all'88esimo ci hanno beffato con questo gol e poi la partita è finita. Diciamo che c'è stato un po' di ingenuità da parte dei suoi giocatori, perché addirittura avete quasi preso un gol in contropiede. Sì, una nostra palla in uscita purtroppo l'abbiamo gestita male, una palla da gestire bene, salire piano piano, invece l'abbiamo persa per ingenuità e limiti tecnici magari dei juniors che ancora non sono molto preparati, e abbiamo perso palla e in effetti abbiamo perso gol su ripartenza. C'è una cosa assurda, però purtroppo nella nostra squadra può succedere. Adesso avvicina dicembre. E al momento per me dicembre è solo l'avvicinarsi alle feste di Natale e avere la possibilità magari di avere 20 giorni di sosta e lavorare ancora di più con la squadra, ma per il momento non posso che aspettarmi niente di altro, magari recuperare almeno i 2-3 infortunati che abbiamo. Mister Domanico dell'Aprigliano, 3 vittorie consecutive, forse a un certo momento oggi non ci sperava più in questa vittoria. No, diciamo di no, di sperare fin quando l'arbitro non fischia si ci spera sempre. Ci è andata bene, abbiamo fatto gol gli ultimi 5 minuti, poi abbiamo fatto l'altro, però la speranza c'è sempre, fin quando l'arbitro non fischia. Diciamo fuori di dubbio che l'Aprigliano ha meritato questa vittoria, perché anche nel primo tempo è stato bravissimo il portiere del Marina di Catanzaro. Questo Aprigliano che è un po' a fasi alterne, adesso venite da 3 vittorie consecutive, avete perso in casa col filo gaso, che dimensione ha per questo campionato? A noi il nostro obiettivo è quello di salvarci. È ovvio che essendo una matricola le prime partite abbiamo pagato un po' lo scotto della categoria, qualche giocatore non era abituato magari a questo tipo di partite, allora abbiamo fatto un po' di fatica. Sembra che adesso abbiamo trovato un certo equilibrio e gli ultimi risultati ci stanno dando ragione. In tribuna commentavamo con il fatto che non vi siete disuniti, anche poi quando siete arrivati in superiorità numerica di uomini avete continuato a giocare normalmente, quasi aspettavate che arrivasse prima o poi il gol. Probabilmente è proprio questo quello che ci sta dando quella cosa in più per vincere le partite che stiamo vincendo. Magari all'inizio eravamo un po' più, prendevamo gol e come ha detto lei c'era un po' di la squadra non era compatta, allora probabilmente abbiamo capito che è questa qua la strada giusta da seguire.